ringraziare il geometra Marcello Foresta di dare la possibilità non soltanto a noi turisti, a noi volontaristi, a noi esperti del settore di parlarne tra di noi, ma di trovarci di fronte a una platea eterogenea dove gli amministratori di condominio possano ad esempio sapere che i tributaristi di Ape possono essere dei loro partner, non perché sono tributaristi, perché altrimenti anche gli altri tributaristi, quelli delle altre associazioni professionali, piuttosto che i commercialisti, che bene o male con profili differenti svolgono e con attività in taluni casi riservate, in taluni casi no, svolgono attività che hanno un'area molto simile, no, di sovrapposizione. Associazioni professionali che possano garantire agli amministratori condominiali professionisti adeguatamente formati. E questo è l'obiettivo fondamentale. Vorrei concludere questa parte di questo momento del convegno sottoponendo alla vostra attenzione due aspetti che nella vita del condominio possono verificarsi e che hanno degli impatti contabili e fiscali non di marginale rilevanza. Il rapporto tra proprietario e conduttore, ricordiamoci che i conduttori sono diventati a pieno titolo destinatari della contabilità condominiale in quanto rientrano nella grande sfera dei titolari di diritti di godimento, quindi hanno addirittura un diritto di accesso agli atti nei confronti dell'amministratore di condominio. Il conduttore ha sotto il profilo dell'analisi documentale lo stesso diritto che il proprietario. Prima della riforma questo diritto era in via diretta al proprietario, in via sussidiaria al conduttore. Quindi questo è già un aspetto importantissimo. Quindi sono due le cose che vorrei fare la vostra attenzione. Il rapporto proprietario-conduttore, il rapporto avente dante causa. L'avente causa è colui che acquista l'immobile, dante causa è colui che lo vende. Parlo di questo secondo caso. Ad una certa data, che inevitabilmente non coinciderà con la data di chiusura dei conti del condominio, se il condominio chiude i conti ad esempio 1/1/2012, difficilmente venderà un immobile andando mentre tutti stanno venendo al capodanno, dal notaio a firmare il conto. Quindi sarà per forza in un momento diverso da quello di chiusura dei conti, no? Qualunque momento per esso sia. E soprattutto perché poi si va a trovare il rendiconto nei 6 mesi successivi alla chiusura dei conti. Quindi in realtà la coincidenza non esisterà mai, nemmeno nella tua vita. Quindi quando io vado dall'Italia, io utilizziamo sia l'acquirente e il geometra Foresta sia il venditore, non l'amministratore in questo caso, perché altrimenti questo problema nel caso suo non ci sarebbe verificato. Vado e chiedo la liberatoria delle spese, sarà anche notario a chiedere la liberatoria delle spese. Ma questo vuol dire tutto o non vuol dire niente? Vuol dire che il notario avrà bisogno di una lettera dell'amministratore che dirà che chi mi vende l'immobile è quello che spese. Quindi il notario riceverà quella lettera e dirà che nulla osta a procedere con la stipula dell'atto. Perfetto. Dopo 4 mesi il condominio riceve la parcella di un avvocato per una controversia che era pendente innanzi ai vari tribunali da 10 anni. Avvocato pagato sulla base degli accordi che il condominio ha preso con l'avvocato con un fondo spese in origine e che a quel punto è la resa dei conti. Vengono liquidate le spese e arrivano 8.000 euro da pagare. E l'amministratore del condominio ha liberato il signor Foresta, che in quel caso non è l'amministratore del condominio, ma la persona che mi vende la casa, l'ha liberato dichiarando che era in regola con il pagamento delle spese. E certo, è sufficiente non inserire in contabilità la maturazione del debito nei confronti dell'avvocato, per il solo fatto che l'avvocato non ha emesso la parcella, perché l'accordo è che mi dai il fondo spese e poi liquidiamo a sentenza, accordo peraltro legittimo, però le spese legali sono in corso di maturazione e nel momento in cui il signor Foresta vende a me l'appartamento può non avere le competenze e le informazioni idonee a rappresentare la maturazione di questo debito. E sicuramente se ha conoscenza della causa, perché come gli altri un condomino riceve i verbali, non ne conosce la consistenza economica. Come possiamo io e il signor Foresta
determinare il conguaglio al momento in cui davanti al notaio avviene il trasferimento della proprietà. Perché poi il debito segue l'immobile, non la persona. Ecco perché la contabilità condominiale non può ignorare nuovi e specifici criteri che portino a porre in evidenza i fondi, lo dice il legislatore, 1130, fondi e riserve. Il fondo di accantonamento delle spese legali diventa una necessità, perché io lo vado ad accantonare ogni anno, nella misura in cui l'avvocato mi invierà con una mail che è maturato lo stato di avanzamento del contenzioso. Siamo al 50%, ho un preventivo di 8.000, metterò a rendiconto 4.000. Nonostante non sia arrivata la parcella, nonostante non le abbiamo ancora pagate, è maturato un debito di fatto nei confronti del professionista per 4.000. In quel caso la contabilizzazione avrebbe aumentato il conguaglio delle spese in capo al signor Foresta, il quale signor Foresta le avrebbe avute all'interno della situazione contabile che il notaio ha richiesto nel momento della contabilità. Omettendo questa condotta, il signor Foresta si sente in regola col pagamento delle spese, rafforzato dall'amministratore che dice le spese emesse scadute sono state regolarmente pagate. Il problema è che all'interno delle spese emesse avrebbero dovuto esserci tutte quelle spese in corso di maturazione che per la mera assenza della pezza giustificativa l'amministratore in modo del tutto approssimativo si è sentito nel diritto di non inserire all'interno del conto. E pensate se invece il condomino è moroso, noi gli facciamo un decreto ingiuntivo per un debito inferiore rispetto a quello che è maturato. Perché noi andiamo a fare un decreto ingiuntivo sulla base del rendiconto approvato, ma se io ometto di inserire costi all'interno del rendiconto per il solo fatto che mi manca la pezza giustificativa, ma i tributaristi che sono qua presenti ben sanno che non si registrano i costi di cui si dispone la fattura, si registrano per competenza i costi in corso di maturazione. Li chiameremmo ratei passivi nelle contabilità aziendali, o addirittura fatture da ricevere in presenza di una certa oggettiva certezza, o magari di un contratto già in maniera compiuta onorato. E se noi dobbiamo rappresentare la situazione patrimoniale e finanziaria, un debito nasce non al momento della presentazione della fattura, quello è un tecnicismo per poterlo esigere. Il debito nasce nel momento in cui viene eseguita la prestazione che io ho utilizzato. E allora se io ho fatto eseguire la prestazione e non è arrivata la fattura e tu non vai ad inserire in contabilità il valore economico della prestazione, ad esempio con una dicitura del tipo fattura da ricevere, com'è possibile che il riepilogo finanziario che mi richiede al 1130 bis il codice civile sia rappresentativo della veridicità dell'andamento del condominio? E allora ecco che avrò dei debiti inferiori, dei costi inferiori, e quindi avrò una situazione del condominio moroso minore, un debito minore, e andrò dall'avvocato presentando una contabilità non rappresentativa della realtà, e l'avvocato chiederà emissione di decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo nonostante opposizione sulla base di una situazione contabile non regolare. E cosa farà il condominio moroso che sa che nella situazione contabile sulla base della quale è stato emesso un decreto ingiuntivo contro di lui ci sono delle criticità? Farà un'opposizione, anche solo strumentale. Questo vuol dire evitare il rito e vuol dire andare in causa. Allora io, che sono in una posizione di favore col condominio che non paga, gli faccio un decreto ingiuntivo per recuperare il credito, quindi da una situazione di favore, per errori contabili mi trovo a dover combattere innanzi a un tribunale perché ho ricevuto una ancorché strumentale opposizione ad un decreto ingiuntivo. Questo è il caso dell'importanza che una contabilità condominiale sia redatta non soltanto in senso meramente contabile, ma ancorché fosse solo quello compiutamente contabile, ma redatta da un soggetto che sa che non sta presentando un bilancio ma sta presentando un rendiconto, cioè sta rendendo il conto della sua gestione, e quindi non deve omettere di rappresentare nulla il rendiconto condominiale, altrimenti è un rendiconto carente e non rappresentativo della realtà. Secondo aspetto, proprietario e inquilino. Innanzitutto
stiamo semplificando queste due categorie, perché i proprietari potrebbero essere persone fisiche o società, gli inquilini potrebbero essere persone fisiche o società, e la combinazione tra questi quattro soggetti, per chi è esperto di matematica, quale io non sono, sa che non sono due o tre case, ma molto di più. Proprietario persona fisica con l'inquilino società, proprietario società con l'inquilino persona fisica, società società. Sono almeno le varie soluzioni che noi proponiamo. E qui abbiamo una platea di tributaristi, tra gli altri, che ben sa che le società commerciali devono tenere la contabilità secondo il principio di competenza. E se una società commerciale è una società immobiliare, all'interno dei propri costi, la molteplicità dei propri costi sarà rappresentata dalle spese condominiali degli immobili che ha in pancia, che ha in bilancio. E le spese condominiali degli immobili che ha in bilancio dovranno essere redatte per competenza, altrimenti non sarà corretto il bilancio della società. E la società non fa un bilancio per rendere ai propri soci conto della gestione, lo fa per quello, lo fa per obblighi normativi e lo fa contenendo al suo interno anche uno specifico calcolo delle imposte. E se io nei miei costi ho i costi non redatti secondo un rigido principio di competenza, il bilancio delle società sarà un bilancio non corretto e il calcolo delle imposte delle società sarà un calcolo delle imposte non corretto. Ancora una volta il ruolo dei tributaristi diventa determinante in termini di ausilio degli amministratori di condominio, perché poi secondo voi la società che dovesse vedersi danneggiata di fronte al fisco, quindi contestato un calcolo delle imposte, perché le spese condominiali che ha messo a bilancio, presentate dall'assemblea che ha approvato il rendiconto, presentato dall'amministratore, non sono corrette, secondo i principi di tenuta della contabilità. Quella società a chi farà causa? La farà al condominio che ha approvato il rendiconto, il quale condominio, se lo riterrà, potrà farla all'amministratore per responsabilità professionale. Ma chiedo a chiunque di voi sia condomino, e penso la maggior parte dei presenti, come si arriva ad approvare